La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica è stata sede di un nuovo confronto sulla lotta ai fenomeni corruttivi con il seminario formativo intitolato Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Il nostro paese risulta tra i paesi più corrotti dell'Unione Europea. Noi con queste nostre attività, l'attività di oggi particolarmente significativa, la presenza di molti magistrati, del generale della Guardia di Finanza, sta a testimoniare quanto crediamo in questa azione che anche la Scuola di Pubblica Amministrazione può portare avanti. Punto di riferimento del seminario è stata la relazione contro i fenomeni corruttivi che Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha presentato al Parlamento lo scorso 2 luglio. Un anno che io credo sia andato veramente molto bene, un anno dall'insediamento dell'ANAC c'è stata la relazione del Presidente alla Camera e penso si siano portati dei risultati molto importanti, ma dei risultati che non dice soltanto l'ANAC nella sua relazione, perché la più grande organizzazione internazionale che si occupa di questa materia, l'OCSE, ha ritenuto di poter addirittura prendere il lavoro dell'ANAC e farne delle best practice mondiali. Obiettivi ambiziosi che puntano a ridare fiducia nelle istituzioni pubbliche, a mettere in luce esempi positivi di amministrazione e a promuovere la cultura della legalità. Quando il tema della corruzione dilaga, viene in qualche maniera percepito anche in maniera più alta e forte di quello che in realtà è, questo genera una sorta di disaffezione nei confronti delle istituzioni, nei confronti della politica, nei confronti del sistema che invece deve essere un sistema che garantisce. La cattiva amministrazione è il fertilizzante dei fenomeni corruttivi. Dove c'è cattiva amministrazione possono prosperare fenomeni corruttivi. A me pare che la Regione Umbria faccia abbastanza in questo programma di diffusione di una cultura della legalità, che è l'unica cosa che col tempo naturalmente potrà portare a migliorare la situazione. Tante le difficoltà che chi applica le leggi si trova ad affrontare. Le difficoltà più grandi sono per i piccoli comuni che hanno bassissime strutture e molto precarie, per cui hanno veramente difficoltà nell'applicare la normativa che forse dovrebbe essere differenziata in tal senso. Noi abbiamo una grossissima difficoltà sulla rotazione degli incarichi. Possiamo pensare come fare a ruotare un primario. Non è che noi un primario dell'ortopedia possiamo mandarlo a fare il primario della chirurgia e viceversa. E infine, nella lotta alla corruzione non dobbiamo generalizzare perché i buoni esempi ci sono. Attenzione a non generalizzare. La pubblica amministrazione è una pubblica amministrazione nella stragrande maggioranza dei casi sana. E questo vale anche per l'Umbria.